L'ospedale di Giarre sprofonda di nuovo nel degrado. Basta fare un giro lungo il viale d'ingresso fino ai locali del PTA e del PTE per constatare che sono finiti i tempi dei sopralluoghi e delle passerelle, dei lavori per rendere il nosocomio di via Forlanini accogliente dall'aspetto gradevole, ma soprattutto, forse, sono finite le campagne elettorali. Eccolo qui oggi, erba alta, aiuole che sembrano non vedere interventi di scerbatura da mesi e ancora rifiuti, panchine in legno logorate dal tempo. Uscire dall'auto parcheggiata dal lato guida diventa difficoltosa a causa delle siepi che invadono la carreggiata. E poi ci sono i cartelli divelti, come questo per la sosta dei disabili che giace sul selciato, come ci fa notare un utente, assieme ad un divieto. E poi ancora la fontanella, ridotta ad un elemento d'arredo, dato che non ha mai visto sgorgare una goccia d'acqua. Eppure, fino a qualche mese fa, le cose si mostravano diversamente. Ecco come si presentava l'ingresso della struttura ospedaliera lo scorso aprile, dopo che il presidente Crocetta aveva disposto degli interventi urgenti di restyling in quello che durante un blitz a sorpresa la sera del 21 febbraio definì un ospedale da campo. Operai al lavoro per settimane per ammodernare i locali del PTA e del PTE, rendere gli esterni ordinati e accoglienti, tranne nella zona retrostante del prospetto principale dell'ospedale, dove invece tutto rimase ignorato dagli interventi migliorativi. Cantieri a vista, pareti scrostate dalle infiltrazioni, porzioni di intonaco cadenti e pensiline in legno fatiscenti. Eppure in quell'occasione non mancarono gli annunci trionfalistici, le conferenze indette in pompa magna per mostrare la parte presentabile di quel presidio ad utenti, stampa e cittadini. Quell'immagine che oggi non esiste più se non nei nostri archivi, perché sia chiaro, l'ospedale da campo è di nuovo qui, almeno fino alla prossima tornata elettorale.